Ciao e benvenuti in un nuovo video. Scusate, sono alzata la mano, ma ho un po' di casino qui. Allora, nel video di oggi parliamo di prodotti per i capelli e vi mostro tra quelli anche facili da reperire tranquillamente nei supermercati oppure online, dei prodotti abbastanza economici, alcuni molto più economici, altri un pochino meno, ma che a mio avviso è una buona idea provare almeno una volta, perché a me sono piaciuti molto e sicuramente ve ne parlo. Poi valutate voi se è il caso che li provate, insomma, scusate, mi sta cadendo tutto, se fanno per voi oppure meno. Ma iniziamo a parlarne perché ho qui dei prodotti della Ultra Dolce, questo che è uno shampoo ricette di Provenza, shampoo 2 in 1, latte di vaniglia e polpa di papaya. Sempre Ultra Dolce abbiamo la maschera latte cacao disciplinante. E poi abbiamo lo scrub di Coco & Dave, Laica Virgin, un altro shampoo che è di Puro Bio, shampoo delicato, e per finire l'olio per capelli Goji e Keratina di Bottega Verde. Ma a questo punto, prima che cada davvero tutto, inizio a parlarvene. Allora, eccoci qui, partiamo direi con l'ultra dolce. Sapete che io ho dei capelli misti, quindi le punte sono secche. Ed la cute invece tende a ingrassarsi molto velocemente. Ad esempio, ho fatto lo shampoo ieri e sembra già che siano più appiattiti. Se poi facessi anche la tinta sarebbe il caso, ma non è questo il caso. Allora, partiamo con Ultra Dolce Ricette di Provenza: shampoo, olio essenziale di lavanda, estratto di rosa per capelli delicati e spenti. La confezione è un 250 ml per 2,49 euro di prezzo. E mi baso ai prezzi del Tigotà, io. È questo. Allora, è uno shampoo trasparente e magari potevo farlo vedere, non è proprio finito finito, ma quasi. Vi deve piacere la lavanda, perché questo sa molto di lavanda. A me è piaciuto tanto per il profumo di lavanda che si sente durante l'applicazione, poi si diffonde anche nel bagno durante l'uso, quindi davvero si sente bene. È anche un effetto rilassante mentre facciamo i capelli, questo effetto di lavanda che ha proprietà rilassanti. Mi è piaciuto, deterge bene, fa una bella schiuma, non secca i capelli, li lascia morbidi, cioè non li lascia arrotolati, aggrovigliati. Poi ci vuole un balsamo o una maschera, però questo non li secca e non li annoda. Funziona bene, mi è piaciuto, capelli delicati, effettivamente. Dice che addolcisce e rende i capelli setosi, non li lascerà setosi, ma comunque sia non li aggroviglia e non fa quell'effetto secco che si sente ogni tanto nei capelli. Oltretutto è senza parabeni, come il marchio della Garnier Ultra Dolce sta facendo, e quindi è ancora più positivo. Ma andiamo avanti con, lo appoggio se no cade tutto, sempre dello shampoo. Questo è uno shampoo 2 in 1, latte di vaniglia e polpa di papaya, senza parabeni, solo estratti naturali, districca, ammorbidisce e ripara fino alle punte, capelli lunghi, punte fragili. Allora, 250 ml, 2,49 euro. E questo 2 in 1, perché 2 in 1? Non è un shampoo e balsamo. Stavo leggendo adesso. Ripara, lascia i capelli districati. 2 in 1? No. Forse perché ha l'effetto di lavare. Ecco, 2 in 1 non perché fa shampoo e balsamo, ma perché lava e allo stesso tempo nutre, perché non fa effetto balsamo. Dopo il balsamo ci vuole assolutamente. Vi piace la vaniglia? Ecco, questo è vaniglia. È proprio, non è uno shampoo classico, è un latte di vaniglia, bello corposo, fa una bella schiuma, la punta fresca della papaya, mi piace, è delicato sui capelli, li districa, li lascia morbidi effettivamente. Dopo ci vuole un balsamo o una maschera, quello che volete, però li lascia belli morbidi, belli districati, non li appesantisce e non li fa sporcare più velocemente, cosa che a me interessa sempre molto. Assolutamente, questo è un altro di quei prodotti che per il prezzo che ha da provare. Provatelo almeno una volta perché assolutamente a mio avviso ne vale la pena. E se l'avete già provato o ne avete altri da consigliarvi, consigliatemeli assolutamente che io li provo. Poi andiamo avanti, Garnier, così finiamo.
Ultra dolce maschera latte. Questa è una maschera particolare. Latte vegetale bio, cacao disciplinante, fave di cacao. Liscia e nutre intensamente senza appesantire per capelli ribelli e crespi. 98% di ingredienti di origine naturale. Sto cercando il prezzo. Ok. Allora, la confezione è un 250 ml e viene 5,99 euro. C'è ovviamente di varie tipologie. Allora, è una formula particolare perché è un latte, quindi è proprio una formula liquida. Non è che faccio così e scende, però è molto liquida. È più liquida di un balsamo, per intenderci, ma allo stesso tempo è una maschera leggera, quindi ha più potere di un balsamo, ma meno di una maschera classica. Io l'applico sulle punte, lunghezze punte, qualche minuto e rimuovo. Ha un profumo di cacao che si sente bene, proprio cacao, non cioccolato, cacao. Però non persiste sui capelli, però li lascia morbidi, idratati, lisci e nutri. Ok, ci stiamo, quindi è quello che fa. Morbidi, idratati, mi piace ed è facile anche da pettinare. Non li appesantisce, cosa per me è molto importante. È vero, le maschere io le faccio sulle lunghezza e sulle punte, quindi mai sulla cute, ovviamente, ma non li fa sporcare più velocemente, non li appesantisce, permette di farli mettere in posa col styling più velocemente. Funziona assolutamente. Poi ricordiamoci che 5,99 euro, quindi assolutamente. Oltretutto, intanto ci sono anche offerte da Tigotà, quindi magari si può anche provare. Andiamo avanti con gli altri prodotti. Allora, questo di cui vi parlo è della Puro Bio. Vi ricordate che mi era arrivata una box tempo fa dei prodotti Puro Bio? Ecco, questo è lo shampoo delicato, ideale per capelli da normali a secchi, 200 ml, 10,90 euro, e l'ho trovato su Douglas scontabile come prezzo. Allora, è uno shampoo classico, delicato, adatto a tutti i tipi di capelli, che è questo, ma ce ne sono anche altre versioni. Ha un profumo delicato, fiorito, e però non persiste sui capelli dopo l'uso. Fa una bella schiuma, ne basta poco, si deterge bene, non secca, non irrita la cute, non lascia i capelli aggrovigliati. Dopo ci vuole un balsamo o una maschera, però i capelli sono puliti, non li secca, non fa quell'effetto paglia che alcuni prodotti mi fanno, e non capisco perché. E là, perché l'acqua è sempre la stessa. Mi piace, mi è piaciuto. È vero, costa di più degli altri, però se cercate un prodotto comunque sia con una... Non si può neanche dire con un buon inci, perché alla fine tutti i prodotti sono funzionali. Comunque che abbia un inci, e penso che sia completamente vegano, credo. Sì, è vegan e nickel tested, credo come tutti gli altri. Questo assolutamente funziona bene, mantiene le promesse assolutamente. E dopo averlo appoggiato, noi andiamo avanti con gli ultimi due. Allora, Bottega Verde Goji Keratina, olio sublime protettivo ravvivante con estratto di Goji e Keratina per capelli trattati e colorati. È un olio per i capelli, la confezione è un 100 ml ed è questo qua. E il prezzo è di 15,99 euro. Bastano un paio di pump, quindi vi durerà una vita. Intanto il profumo, sì, è buono, cioè sa di salone da parrucchiere, cioè sa come prodotti, trattamenti professionali da parrucchiere, cioè è proprio profumato, ecco, profumato. E allo stesso tempo mi è piaciuto molto perché sì, è un olio protettivo per i capelli, non so se dice qualcosa di più. Applica qualche goccia di olio sulla lunghezza e sulle punte, ideale per capelli bagnati dopo averli tamponati. Per capelli asciutti dona struttura alla chioma. Allora, più che altro, quello che vi posso dire io, sembra un olio secco, cioè non è unto, non appesantisce i capelli. Io lo applico, sì, effettivamente, capelli umidi dopo lo shampoo. Dopo averli tamponati, lo applico e poi procedo alla piega, ma anche sui capelli asciutti, ma sui capelli asciutti soprattutto quelli di brontolo, perché una volta asciutti sembra un cespo e quindi con
ma neanche una pump, meno, lo applichi con le mani e poi tiri un attimo giù i capelli. Funziona bene, lascia un ottimo profumo che si sente anche nel tempo, non per giorni, però si sente, li lascia lucidi, luminosi, non lucido unto, lucido luminoso, non appesantiti, non unti, non li fa sporcare più velocemente. Se cercate un olio da provare, questo provatelo perché assolutamente a mio avviso è tra i migliori, anche tra i marchi più costosi che ho mai provato e mi piace davvero tanto. Tant'è che l'ho ricomprato e non è facile che io ricompro un prodotto con tutti quelli che ho. Ma ora veniamo all'ultimo prodotto di questa carrellata e parliamo di questo scrub per il cuoio capelluto di Coco & Dave Lyca Virgin Deep Clean Scalp Scrub purificante. Questo è un 50 ml, questo qui, e viene 28 euro. Sì, è un po' caro. Si può trovare un po' online ovunque. Ho segnato che l'ho trovato su Sephora, Lookfantastic, Notino, Zalando, Asos e Pinalli. Qui è dove l'ho trovato. Poi, ed è magari c'è un'offerta anche in altri posti. È piccolino, ma dura diverse volte. Allora, gli scrub per il cuoio capelluto. Io non ne sono una grande amante perché lo applico e tende, forse perché ho l'acqua molto dolce, forse perché c'è poca pressione dell'acqua, ma tende a incastrarsi i granellini nel cuoio capelluto, cioè tra i capelli, che faccio una fatica a rimuoverli, che è una cosa tremenda. Quindi preferisco quelli a base lavante, quindi che fanno lo scrub, ma allo stesso tempo fanno anche la schiuma, e in questo modo si rimuovono con la schiuma, sono molto facili da rimuovere. Quelli lì, non mi viene il nome? Christophe Robin sono i migliori, soprattutto quelli purificanti. Questo detto, vabbè, mi era arrivato, proviamolo. È uno scrub che, se non ricordo male, ma credo di averlo anche segnato, sì, sa tanto di menta, ma davvero ta tanto di menta. Ecco, dato che si è sparato sul tappo, ve lo mostro. È verdino e da così sa di menta, cioè sembra proprio una caramella alla menta. Quindi attenzione perché con troppo prodotto l'acqua calda si diffonde questo profumo di menta, può anche essere troppo e dargli fastidio agli occhi, ad esempio, cioè non dargli fastidio da irritare, ma dargli fastidio perché è troppo fresco. Quindi partite leggere a usarlo. Ma mi è piaciuto, non l'avevo mai pensato, ma mi è piaciuto. Sì, è uno scrub da fare sul cuoio capelluto. Sì, è abbastanza facile da rimuovere, bisogna lavorarci un po', ma la sensazione di pulizia, anche dovuto soprattutto in estate, lo usare in estate perché uno rinfresca, due ti dà una sensazione di pulizia che già dal prima al dopo si sente la differenza, ma subito, sensazione e visivo. Quindi soprattutto in estate, quando si tende ad sudare di più, questo è fantastico. L'ho testato anche nel periodo invernale perché con i cappellini i capelli si sporcano immediatamente. Effettivamente deterge bene, fa anche un po' uno scrub a quello capelluto che è con i capelli e le sciarpe e quel capelluto non respira, quindi hai bisogno un attimo di un'ossigenazione. Però questo effetto fresco non mi dà un po' fastidio in inverno, già c'è freddo, quindi è meglio per l'estate per l'effetto rinfrescante. Però penso che sia al momento l'unico scrub non a pasta lavante che mi sia piaciuto, quindi almeno una volta vi consiglio di provarlo, a meno che non odiate la menta, in questo caso lasciate stare. Allora, questi erano i prodotti per i capelli accessibili, che comunque si possono trovare un po' ovunque, che mi è fatto piacere condividere con voi la mia opinione, perché penso che siano abbastanza validi come prodotti, anche più di abbastanza validi. Fatemi sapere quali avete provato, se ne sono qualcuno che. Ma ci credete che c'è una zanzara che sta girando intorno alla luce? Ma di già? Ora vedo di farla fuori immediatamente. Fatemi sapere comunque voi quali avete preferito, quali vi incuriosiscono. Fatemi sapere tutto e se c'è qualcos'altro che mi consigliate, ovviamente, tra queste tipologie. Io vi ho detto utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!